Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati sul mio canale dopo un anno che non pubblico qualcosa. Allora, per prima cosa mi devo scusare per la mia assenza, ma il mio lavoro non mi permetteva di fare ciò che mi piaceva. Prometto di tornare, prometto di caricare più video. Intanto ringrazio tutti quelli che mi seguono su Instagram, su Facebook. Ringrazio Manuel per la caricatura della maglietta. E vi lascio qua sotto in descrizione il codice per supportarmi come creatore su Fortnite. A voi non costa nulla in più, ma mi aiutate veramente. E poi, vabbè, bando alle ciance. Torniamo con un Far Cry sul mio canale, torniamo con Far Cry New Dawn, il continuato di Far Cry 5 che ho giocato i periodi che non pubblicavo più qualcosa. Come avevo portato sul mio canale il 3 e il 4, mi è dispiaciuto non portare il 5, ma ve lo sintetizzo. Alla fine Joseph fa esplodere la nucleare e mi trovo io e lui dentro un bunker. C'erano due finali alternativi, questo è il finale che ho scelto io. L'altro praticamente ti arruolavi con lui. Non saprei dirvi se la nucleare sarebbe esplosa lo stesso. Comunque sia, io direi di giocare. Allora, uomo donna. Io direi donna. Così. Esploratore, perché non sono un pro. Mi chiamo Carmina Rai. Sono nata il giorno in cui il mondo è finito. I sopravvissuti si sono fatti delle nuove vite sottoterra. In superficie c'era soltanto cenere e gelo. È morto. Pensavamo che l'inverno non sarebbe finito, tuttavia la vita è ricominciata. Avevo 6 anni la prima volta che ho visto il sole. Per mamma e papà fu una vista straziante. Il mondo che conoscevano era perduto, per sempre, ma non per me. Non avevo mai visto nulla di così perfetto. Non eravamo gli unici sopravvissuti e col tempo, poco a poco, la comunità è cresciuta. Non è sempre stato facile, ma per un po' ha regnato la pace. Questa era Prosperity. Una nuova casa. Una nuova vita. Una normalità. Ma, come accade con tutte le cose buone, non poteva durare a lungo. I guerrieri sono arrivati da est, guidati da 2 sorelle. Gemelle. Qualcuno gli aveva parlato del nostro paradiso. Dicevano che se lo sarebbero preso. Non potevamo resistere. Hanno preso tutto ciò che potevano, il cibo, le nostre case, la nostra gente. Ci serviva un miracolo. E sentimmo parlare di Thomas Rush. Il suo braccio destro girava per la costa ovest aiutando la gente a ricostruire ed era su un treno che passava Hope County. Mia madre mi ha mandata a cercarli per convincerli ad aiutarci. Erano la nostra speranza, la salvezza. Ma tutto è andato storto. Ok ragazzi, volevo anche dirvi che ho una nuova configurazione di setup nella mia postazione che vi mostrerò a breve su un prossimo video. Io ho fatto un computer che a mio parere è micidiale. Comunque
credo di portare anche qualche gameplay su Fortnite. Adesso vediamo. Ho dei video ancora da caricare, credo di caricare quelli. Ho la voce tutta assonnata perché mi sono appena svegliato. Sono le 8:30. Le 9. Capo, stai bene? Christoph, vengono qui. Ok, l'esplosione è stato un treno che si era Alzati, avanzato presto! praticamente. Sono i guerrieri della strada. Ci uccideranno. Alzati, capo, alzati! Cazzo, Barnes. Se strilli così ci farai ammazzare tutti. Rush, sei vivo! Aiutami! No, non c'è tempo! Dobbiamo andare! Barnes! Non abbandoneremo qui, capo. Ma voleva abbandonarmi qua lo stronzo. Arriveranno presto. Dobbiamo restare uniti. Hai capito? E io non te la do. Capo. Tutto stronzo. Tocca a te. Dobbiamo armarci, raggiungere i nostri e trovare un modo per andarcene. Più facile a dirsi che a farsi. Un passo alla volta, Bars. Va avanti, ti seguiamo. Io sono una donna. Non andate avanti a me. Vabbè. Allora, trascinarsi fuori da rottami. Mi sa che dobbiamo. Sa che dobbiamo andare di qua. Come dobbiamo scappare? C'è altra gente da salvare. La situazione degli insediamenti sulla costa occidentale è buona. E sono felice di sapere che Mila è in buone mani con la zia e lo zio. Daremo una mano a Carmina, Cobb County, e potremo partire da lì per espanderci a est e poi in tutto il paese. Poi penseremo al passo successivo, dare vita a una nuova America. Prima però dobbiamo rispettare la nostra parte dell'accordo e scacciare quei guerrieri della strada un passo per volta, no? Ok, loro ci danno una mano. Qua non c'è nient'altro. Cerchiamo di tirare su più oggetti possibili. Uno l'ha passato. Andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Oddio. Quanti morti. Sono tutti quanti morti. L'abbiamo liberata. I guerrieri hanno distrutto tutto. Sono potuti prendersi tutto. I guerrieri della strada non possono. Muoviamoci, dobbiamo salvarli. Prima troviamo tutti. Meglio è. Via, ci sono i guerrieri della strada ovunque. Dobbiamo assolutamente andarcene. Restiamo calmi. Dobbiamo mollare. Devono essercene altri. Facciamoli fuori in maniera proprio stealth. Dobbiamo scoprire dove
massacrano così tutti i giorni. Mi credi sto cazzo? E allora palla per lì. Ti sbatteremo nell'arena. Allora sì, vedrà cosa sai. Fammi vedere come dappi. Avanti, dappa! Il vagone con le armi. Ok, mi hanno scoperto, ragazzi. Preparate la carne fresca. Adesso muoio. Aiuto! Rush, sono Carmina. Rush, se sei vivo, vai al fiume. Segui il fiume fino a Hope County. Carmina è viva, hai sentito? Andiamo al fiume. Capo, ok, andiamo al fiume. Se la potete fare. Semplificatevi la vita, è un consiglio. Altrimenti noi ci divertiamo di più. Dobbiamo andarcene da qui. Tutti indietro! Indietro! Ho una mira che fa pena. Era 5 mesi che non prendevo un po' di mano. La tempesta peggiora. Ho la sabbia negli occhi e ci sono guerrieri della strada ovunque. Resisteremo, non abbiamo finito. Andiamo al fiume. Ok, mi sa di essere arrivato al fiume. Occhio, Barnes! Via le dita dai grilletti. Sentiamo che problema. Ah, queste sono le gemelle. Buon Natale di sto cazzo a tutti, gente! Babbo Stradale ha portato un treno carico di regali. Oh, che cosa abbiamo qui? Conigli. Ho una domanda per voi, conigli. Che cazzo pensavate che succedesse? Spostarsi su un gigantesco bestione di ferro che sputa fumo nero. Chi non vi avrebbe visti? Cosa volete? Barnes! Vogliamo sapere se voi siete dei problemi o se li risolvete. Cosa? Il nostro vecchio ci ha sempre detto che la gente può creare problemi o risolverli. Il mondo ha già troppi fottuti problemi. E noi cerchiamo gente che ci aiuti a risolvere i problemi, i nostri perlomeno. Se risolvi i problemi, con noi sei a posto. Cibo, vestiti, armi. Ogni cosa che può servire. Come trema. Pure l'assicurazione medica. Ma se i problemi li crei, beh, papà ci ha insegnato cosa fare in quel caso. Crea problemi, deve essere risolto. Mm-hmm. Il vecchio ha risolto un sacco di problemi ai suoi tempi. Sì, cazzo. Quindi, conigli. Chi è il vecchio di Joseph? Siete problemi o quelli che li risolvono? Risolviamo problemi. Abbiamo risolto problemi in tutto il paese. Barnes. Possiamo darvi acqua potabile, costruire rifugi, tutto quello che vi serve. Barnes, taci! Potete farlo? Beh, cioè, non io, ma Rush, lui... Oddio, è la spia. Allora tu sarai il nostro risolvi problemi numero uno. Vai a farti fottere. Che educazione. Ok. Ecco, lo sapevo. Oddio. Che selvaggia. Hai finito? Che donna selvaggia. Allora, riproviamoci. Risolverai i problemi per noi, caro il mio Rush. Ok. Ok.
Vai, salvati! Sapevo che mi avrebbe buttato giù. Non so perché, ma me l'avrei sentito. Sto galleggiando nell'acqua. Dovrei essere una ragazza, quindi... Ok, mi stanno anche già salvando. Ehi, svegliati, svegliati. Ah, questa è Carmina, ok. Ti ho vista sul treno, sei a capo della sicurezza, vero? Io sono Carmina. Quando sei finita in acqua, ho fatto in tempo a tirarti fuori prima che affogassi, ma... Purtroppo, io e te siamo le uniche che se la sono cavata. Forza. Va bene. Facciamo attenzione. Le gemelle si sono portate via Rush, però i guerrieri sono ancora in giro. Ok, noi dobbiamo tornare a Hope County. Mia madre, lei saprà cosa fare. Andiamo. Ok. E là. Adesso dove dobbiamo andare? Dai, dobbiamo seguire ancora un po' il fiume per arrivare a Hope. Ah, seguire il fiume. Una casa. Sicuramente ci sarà qualcosa in questa casa. Ispezioniamo. È un topolino. Nikki e Lou. La prima volta che lo ho visto fu quando arrivarono a casa nostra. Dissero che da quel momento era casa loro. Che ce ne potevamo andare da soli. O che avrebbero dato fuoco a noi e alla casa. Mio padre cerca di resistere. Ma presero loro. Dove sto andando? Se ti ho detto di entrare io nella finestra. Siamo stati costretti a ricominciare da capo. Non eravamo le uniche vittime, ma mia madre è riuscita a unire i sopravvissuti e a creare un posto sicuro per tutti. C'è più niente. Allora ragazzi, adesso andiamo verso Hope County. Dopo che siamo scappati dalle grinfie delle due gemelle. I guerrieri della strada. Non lo so se quelle due gemelle siano figlie di Joseph. Oppure no. Ci servirà potenza di fuoco. Muoviamoci. Penso che quello fosse un coniglio. Quella vecchia miniera. Ci sono passata quando sono partita. C'è un banco da lavoro dentro. Puoi usarlo per farti un'arma. Ok. Devo costruirmi un'arma. Ora siamo messi peggio di prima. Mi dispiace per i tuoi amici. Giuro che troverò un modo per imparare. Prendi. Ecco il banco da lavoro che ti dicevo. Rush ha detto che hai le mani d'oro. Prendiamo anche questo. Facciamoci qualcosa. Puoi usare i... Sì, ci servono più risorse. Ah, ok, devo prendere più risorse. Prendiamo più risorse. Oh, non vai su. Lì e vediamo cosa c'è dietro. Abbiamo rotto qua dietro. Dovrebbe andare. Portiamo questa roba al banco da lavoro. Vediamo cosa riusciamo a fare. Vediamo. C'è un sacco di roba anche qua. Che c'è sul rumore? E vedete che lì c'è un'altra. Ah,
prendere alcuni materiali. Wow, ho un'arma. Ma è una specie di arma che spara seghe. Oh, spara seghe, sono cicciolina io. I guerrieri della strada non sanno cosa li aspetta. Ora possiamo attaccare il ponte. Sono una spara seghe. Qua non si entra. Oh, ne ammazza due con un colpo. E OP. Oggi non si muore. Volevi morire? Allora. Qua ci sono dei nemici. L'ho mancato. Ne ho presi tre. L'ho mancato. Che bello perché c'ha gli smile sui dischi delle seghe. Ricevuto! Ok. Sto facendo schifo con quest'arma. Oh, non li prendo nessuno. Ok. Perché ti hanno vista? Aiuto! Ragazzi. Questo resisti. Mi hanno presa! Non ho colpi. Ok, via libera. Più avanti sulla galleria. Torniamo a casa. Poverino. Con quello ci puoi fare un kit medico. Ok, più avanti c'è l'ingresso della galleria. Quindi è questo. Qualche ora dopo. Ok, forza, ci siamo. Siamo arrivati. Fammi vedere sta Up Country. Ok,
6 è un avamposto praticamente. Casa. Dolce casa. Spero mia madre stia bene. Adesso ragazzi, entriamo a Prosperity. Io direi di fare altri 2 minuti dopo blocco e ci vediamo al secondo episodio. Anche perché sto lacrimando e c'ho sonno. Carmina! Oh, grazie a Dio! Ero così preoccupata. Mamma! Mamma? Bambini, tornate dentro. Arrivo subito. Cosa c'è? C'era un treno pieno di gente venuta ad aiutarci. Ma... i guerrieri della strada, le gemelle... hanno preso Rush. Tutti gli altri sono morti. Oh mio Dio. Tranne Meo. Sono anch'io. È stato terribile. Mi dispiace tanto. Non sarei mai dovuta andare, mamma. Oh, piccola. Cosa faremo adesso? Io non lo so, non lo so. Non verrà nessuno ad aiutarci, siamo soli. Siamo soli ora. Shh. Entrate tutti e due, così mi racconterete. Ti ringrazio, adesso è a casa. È venuta lei in cerca di noi. Quindi poteva starsene benissimo a casa. Oh, avanti ragazzi. Tu te la cavi con le armi. E tu ti muovi in questa valle meglio di chiunque. Quindi? Quindi? Stare qui a piangerci addosso è inutile. Senti, Rush doveva aiutarci a costruire un luogo sicuro. Ora dovremo farlo noi. C'è gente coraggiosa da queste parti. Dobbiamo solo trovarla. Riuniamo tutti. Mostriamo che si può resistere. Mamma, non sarà facile. Lo so. Ma non abbiamo altra scelta. Cioè, prima mi ringrazia di averla portata a casa, adesso gli dice vai e muori praticamente. Ok, sono dentro una casa. Qua c'è qualcosa da leggere. Questo è ciò che rimane dell'Edge's Gate. E ciò in cui l'ha trasformato Joseph una volta lasciato il bunker. Rifiutano tutto ciò che ha a che fare col mondo moderno, di prima del collasso. Elettricità, motori, generatori, armi. Tutto via. Dopo il collasso, Joseph ha riunito i suoi e costruito un nuovo complesso a nord. Per buona parte di questi ultimi 10 anni ci siamo lasciati reciprocamente in pace, pensando piuttosto di costruire. Ora loro lasciano il loro complesso solo di notte, solo per attaccare i guerrieri della strada. Sembra strano a dirsi, ma giurerei che quei coglioni mascherati hanno paura degli uomini di Joseph. Ah, ci sono 3 fazioni, noi, Joseph e le gemelle praticamente. Questa brucia... Un gruppo di protoni diviso da diverse bande sparse per tutto il paese, sono feroci, armati fino ai denti, sparano una musica che si sente per miglia. Vabbè, sto qua a leggervelo tutto. Sti cazzi. Allora. Cosa c'è, qualcos'altro? Quei bastardi in maschera mi stanno spremendo come un limone. Facevo già la fame prima che arrivassero loro. Eccoci. Casa. Dolce casa. Mia madre ha ragione. Tu e io insieme possiamo rimettere in piedi questo posto. Quando ti serve una mano fammi un fischio. Lotterò al tuo fianco, capo. Non ti spiace se ti chiamo capo, no? No, capitano, chiamami come vuoi. Della sicurezza mi suona troppo formale. Ascolta, ne hai passate di tutti i colori.
Se vuoi darti una rinfrescata e cambiarti prima di cominciare, lì c'è un po' di roba. Dovresti parlare con mia madre. Ti racconterà tutto quello che possiamo fare per Prosperity. Ok. Parliamo con tua madre. Tantomeno con degli aiuti. Parliamo con tua madre. Mi hanno bloccato. Ah, mi posso cambiare? Materiali che tu... Mi devo cambiare. Oddio, che sexy! Io direi questa. Questa cannagione. Wow. Io direi questa, però i pantaloni, il jeans, il cappello, occhiali da sole. E io direi che ci siamo. Senza guanti. Chi vuoi che faccia male una donna così? Torneranno utili. Ok. Sarà una reggia, ma la sicurezza è la cosa. Mettiamoci al culo. Parliamo con la mamma. Si può dire che qui comando io. Ok, piacere, Kim. So che ne hai già passate tante. Ma la verità è che abbiamo bisogno di tutto l'aiuto possibile. E in questo momento ci sei solo tu. Pensavamo che voi ci avreste dato l'aiuto che ci serviva. Insieme avremmo coltivato, creato, sviluppato. Avremmo combattuto e respinto le gemelle. Quel sogno si è infranto. Quindi adesso dipende da noi. C'è molto lavoro da fare. Ti faccio vedere come vanno le cose qui. Questa è Prosperity. Se vogliamo avere una possibilità contro i guerrieri della strada, per prima cosa dobbiamo rimettere in sesto questo posto. Le strutture per far crescere Prosperity non mancano. Abbiamo posti in cui possiamo costruire armi e veicoli, coltivare piante medicinali e altro ancora. Questa è Hope County. Per ottenere il massimo dalle nostre strutture, ci serve dell'etanolo per potenziarle. Sulla mappa trovi indicati gli avamposti dei guerrieri della strada in cui custodiscono l'etanolo che ci hanno rubato. Liberali per recuperarlo. Qui invece troverai gli specialisti, persone esperte in vari campi e in grado di aiutarci a contrastare le gemelle. Portali qui, renderanno Prosperity e anche te ancora più forti. Senza Thomas Rush, tutto questo serve a poco. Lui ha già creato degli insediamenti e senza la sua esperienza, Prosperity non potrà mai veramente crescere. Ultimamente le gemelle mandano la maggior parte dei prigionieri nella miniera di carbone. Comincerei a cercare da lì. È tutto. Salviamo Rush, troviamo gente per gestire le strutture e recuperiamo etanolo per migliorare la produzione. Questa è Prosperity. Ok, grazie. Fuga, missione principale. Beh ragazzi, io direi che il video può terminarsi qui. Allora, vi invito a usare il mio codice su Fortnite, come vi ho anticipato all'inizio. Troverete il link per acquistare le mie magliette. Un pollice in su, che lo sdrogo sia con voi, e al prossimo video, bella ragazzi, ciao!